Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo è un palcoscenico veramente impressionante. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Lungo passaggio in avanti. Inventa nello spazio. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Buona opportunità per Iheanacho. Riesce ad intercettare. Rijkaard. La mette in avanti. Torres. Mbappé. Fernando Torres. Davis. Il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? Foden. Davis. Riceve un bel pallone. Ecco Fernando Torres. Nello spazio cerca l'idea. Ha una palla. Mbappé! Segna lui! Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Palo e gol. Non c'era molto che il portiere potesse fare su questo tiro. E la partita inizia alla grande. Subito gol. Bastoni. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Mbappé non riesce a servire il compagno. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato. Prova a cambiare. Mbappé! Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Un 1-2 veramente da KO. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Splendida reazione del portiere! Il pallone è dentro! E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Foden. C'è la palla lunga in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La butta dentro. Un errore qui, brutta palla, sarà rimessa. Foden. Pallone lungo, in verticale. Scodella in avanti. Messi. Torres. Riceve in ottima posizione. Lungo passaggio in avanti. Messi. Pericolo. Allontana il pallone. L'arbitro dice che sarà rimessa dal fondo. Iheanacho. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata.
e Anacho. Vediamo se può capitalizzare. Sicuri in fase di palleggio. Prova a tirare. Un sacco alle spalle del portiere. Hanno trovato la parità. Gli hanno lasciato un sacco di spazio. Errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. E hanno completamente riaperto la gara. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Non c'era nessun compagno smarcato. Beckham. Palla allontanata senza troppi complimenti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La Sampdoria si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. È stato un bel primo tempo. 2-2, fin qui davvero emozionante questo primo tempo. Ci sono state tante occasioni da gol e tanto spettacolo. Fischio dell'arbitro, si parte con il secondo tempo. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Davis, c'è la palla lunga, in avanti. Barella. Pallone lungo, in verticale. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Davis. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Rijkaard. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Iannaccio. Ottima discesa sulla destra. Barella. Qui cercherà il tiro. E c'è il gol della Sampdoria. Sono di nuovo in vantaggio. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. Questo è un giocatore immarcabile, non riescono a fermarlo in nessun modo. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Prova a verticalizzare. Un pressing che non definirei asfissiante alla fine. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. È una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Davis. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Se ne va. Prosegue nella sua corsa. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Proprio così. Opta per il lancio lungo. Si appoggia al portiere. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si libera la grande. Torres. Allontana il pericolo. Recuperano il possesso del pallone.
cerca lo spunto. Barella. Virgil van Dijk prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Fernando Torres, palla intercettata. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Rijkaard recupera palla con un ottimo intervento. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Iannaccio e passa. Oh, miracolo di Kahn. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Mbappé, Fernando Torres, posizione regolare. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. E Iannaccio. Foden. L'appoggia sulla fascia. Chilwell sul pallone. Si libera la grande. Prova il cross. C'è la palla lunga in avanti. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. È una lezione durissima questa. È una partita molto importante. La stavano controllando e poi l'hanno letteralmente buttata via. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? L'impegno dei giocatori non si può discutere. Forse è mancata un po' di concentrazione, ecco, nei momenti cruciali della partita. Gli avversari si sono dimostrati più concreti e determinati e hanno saputo approfittarne. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie e a presto, Fabio.
Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Il ruolo del terzino si può quasi dividere la storia in avanti e dopo Roberto Carlos. Sai Fabio che sono d'accordo, ha reinventato la posizione, diventando quasi un attaccante aggiunto. E vedremo se ci delizierà con una delle sue proverbiali discese sulla fascia anche oggi. Vuole la profondità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Palla a Lukaku. Pallone lungo, in verticale. Hanno già riconquistato palla. Prova la giocata nello spazio. Qui cercherà il tiro. E la palla è entrata. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E la partita inizia alla grande, subito gol. Un'entrata in scivolata da manuale, sventa la minaccia. Iniesta. C'è la palla lunga, in avanti. Lukaku. Mbappé. Chance per tirare. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Fallo, calcio di punizione. Cercherà sicuramente il cross in mezzo da qui. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Ci è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Messi. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Messi. Puyol. Era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Lungo passaggio in avanti. Daniel Alves fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Daniel Alves cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero. Guardo di scusa al compagno, dice veramente tutto. Palla in avanti verso il compagno. Messi. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Passaggio filtrante per Fernando Torres. Iniesta. Puyol. Poco più di 15 minuti a riposo. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Virgil van Dijk. Rijkaard. Beckham. Davis. Daniel Alves. C'è Messi. Mbappé. E trova bene il compagno. La mette in avanti. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma.
cerca la fondo, palla al piede. C'è la palla filtrante. Passaggio smarcato. Ecco il sensazionale Courtois. Scodella in avanti. Lukaku cerca l'uomo là davanti. Rijkaard. Passaggio filtrante per Fernando Torres. Alaba. Kanté. Alaba. Mbappé. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Cerca di sfondare sulla corsia di sinistra. Fernando Torres. Iniesta. È stato un bel primo tempo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Un incontro per niente noioso, anzi direi molto competitivo. Si entra negli spogliatoi con due gol a referto, 1-1. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Allontana il pallone. Koulibaly riceve palla. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Iniesta. Daniel Alves. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Messi riceve il passaggio. Messi. Ecco Fernando Torres. Alaba. Messi. Puyol. Rijkaard. È davvero una bella serie di passaggi questa. Palla tra le linee. Pronto al tiro. Gol, non sbaglia. Rimettono la testa avanti. Che partita. Mbappé ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? Calcio di punizione per il Napoli. Direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo questa è l'ultima, amico mio. Iniesta allarga il gioco sulle fasce. Iniesta. Messi riconquista la palla, va via in profondità, prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Qui deve tirare. La mette in rete. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. A tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol. E si riparte con due gol di vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Palla oltre la linea, gioco fermo.
Puyol. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Puyol. Uno dei portieri ha subito due gol in rapida successione. Il tabellino segna ora 3-1. Alaba. Iniesta. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Rijkaard. Palla filtrante per Messi. Pericolo in area. Messi aveva pescato magnificamente il compagno. Lukaku perde l'attimo per calciare e l'azione sfuma. Cerca la profondità. Roberto Carlos. Messi. Vediamo se può capitalizzare. Palla Lukaku. E sì, trova la rete. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. La mette in mezzo. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Azione fallosa, nessun dubbio. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro, quarto uomo. Roberto Carlos. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. La palla viene rigiocata verso l'interno. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Lukaku! Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Tenta di scavalcare la mediana. Riceve la palla. Se ne va! Qualche istante e sarà tutto finito. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. La fame di vittoria è stata quella decisiva, nonostante qualche difficoltà dietro, qualche ingenuità. Arriva così una vittoria importante. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali. E grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima.